Insomma, è come ho detto tante volte e ribadisco, penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia, sono incompatibili con la destra italiana, sono incompatibili con la linea politica che noi abbiamo chiaramente definito in questi anni, e quindi su questo io non accetto che ci siano ambiguità. Ho chiesto al partito di prendere provvedimenti e voglio essere chiara ancora una volta, anche perché penso che queste persone che non hanno capito evidentemente dove si trovano siano i migliori alleati, le migliori alleate di chi ci vuole male, e quindi io penso che su questo bisogna essere molto determinati. Dopodiché, da questo ad arrivare a quello che leggo, per cui qualcuno chiede lo scioglimento di un'intera organizzazione giovanile sulla base di fatti che riguardano alcune persone, guardi, io penso che se lo stesso atteggiamento e la stessa inchiesta, vogliamo chiamarla inchiesta giornalistica, si facesse in tutte le organizzazioni giovanili dei partiti politici, noi non sappiamo cosa, diciamo,